Cambiamo argomento: Toscana, Umbria, Marche insieme, tre regioni simili per economia, arte e paesaggio, appunto insieme in un'unica macro regione, quella dell'Italia di mezzo. È il progetto che ha rilanciato oggi ai nostri microfoni il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che a breve incontrerà i suoi colleghi. Frida Zampella. Incontrerò nei prossimi giorni con i presidenti delle due regioni. Credo che il primo punto da cui partire per mettere a fattor comune i nostri servizi siano i rapporti con l'Europa e provare a costruire politiche comuni verso l'Unione Europea. C'è il tempo di una legislatura per preparare una tornata elettorale amministrativa che porti alla costruzione di quella che il presidente Rossi chiama Italia di mezzo. Toscana, Umbria e Marche insieme, per razionalizzare le spese, per contare di più in Europa, a Roma e verso i grandi interlocutori come autostrade o rete ferroviaria. Tre regioni simili per gli aspetti socio-economici, un tessuto di piccole e medie imprese vocate al Made in Italy, comunanza di arte e paesaggio. Non è solo un'idea. A Roma, nella discussione sulla riforma del titolo V, è stato approvato un documento con il consenso del governo che punta alle macro regioni. Come è tutto da definire, ma Rossi ha la sua idea. Credo che l'ipotesi finale sia di eleggere un unico consiglio e un'unica giunta. Questo non significa che non ci si debba arrivare anche con una dovuta gradualità. Poniamoci intanto l'obiettivo di mettere insieme alcuni servizi fondamentali. Poi è ovvio, ciascuno, e io ci tengo, continuerà a chiamarsi toscano, umbro e marchigiano.